Una casa tra le nuvole. Quell'anno Sofia, lavorando nei ritagli di tempo tra la scuola e le altre attività, mise in atto un progetto a cui pensava da moltissimo tempo e fabbricò una piccola casetta usando diverse cose che aveva recuperato. Al suo interno vi erano la sua cameretta, la stanza per gli amici come Matteo e altre stanze di forme e colori diversi. Ma la vera particolarità la si vide il primo giorno delle vacanze estive, quando Sofia insieme a Matteo accesero il motore nel ripostiglio. La casetta si alzò in volo e scomparve tra le nuvole nel cielo. Da lassù si potevano benissimo vedere tante città, ma anche i tratti di campagna e i corsi d'acqua. «Questo sì che si chiama partire per le vacanze», disse Sofia saltellando felice. Nel pomeriggio ai due bambini venne voglia di gelato. «Niente paura», disse Matteo. «Vedo laggiù un paesino che fa il caso nostro». Sofia diresse la casa proprio sulla piazza della cittadina, calò una scaletta e Matteo scese a comprare due coni gelato. La gente del paese era tutta fuori dalle finestre, incuriosita e figuratevi i commenti, mentre i bambini si erano radunati ai piedi della scala e guardavano con occhi spalancati quello spettacolo meraviglioso. Improvvisamente si vide arrivare un gruppo di adolescenti dall'aria minacciosa. «Sgombrate subito dal nostro paese, se non volete passare qualche guaio! Non vogliamo dei mocciosi dalle nostre parti!» Sofia capì che non era il caso di fermarsi ancora a lungo, ma Matteo doveva ancora tornare. I ragazzi prepotenti salirono dalla scaletta ed entrarono nella casetta, mettendola completamente a soqquadro e, cosa ancora più grave, rompendo il motore. La casa precipitò a terra e per l'impatto si ruppe. «Perché l'avete fatto?» chiese Sofia. «Che domande! Per dispetto! Abbiamo sempre desiderato una casetta così e quindi per rabbia ve l'abbiamo distrutta!» «Ma bastava chiedere e noi vi avremmo insegnato a costruirne una!» I ragazzi non sapevano cosa rispondere e rimasero in silenzio abbassando lo sguardo a terra. «Oh no! Adesso come faremo a riprendere il volo?» disse Matteo ritornato con i gelati. «Vi aiutiamo noi!» risposero in coro i bambini del paese e insieme si misero a riparare il danno, ma solo dopo aver mangiato tutti un bel gelato. La cosa più incredibile, però, fu che anche i ragazzi si erano improvvisamente messi a dare una mano. «Vi chiediamo scusa, abbiamo sbagliato. Non avremmo dovuto distruggere la vostra casetta. Anche a noi piacerebbe volare!» In breve tempo la casa fu nuovamente rimessa a nuovo e il motore riparato. Sofia, per ringraziare, regalò i progetti per costruire una casa volante. Con queste istruzioni potrete realizzare una casetta volante anche voi. E così dicendo, i due amici salutarono e ripresero il volo. La sera arrivò presto. Nuvole nere e gonfie di tempesta si addensavano sul tetto della casetta, come se volessero schiacciarlo. «Niente paura», disse Sofia, e fece volare la casa volante ancora più in su. Ci fu un momento in cui Matteo pensò che la casa non avrebbe resistito, che sarebbe scoppiata come un palloncino. Ma un attimo dopo i tuoni erano più lontani e il rumore di pioggia cessato. «Il sole, evviva!» disse Matteo. Ai loro piedi brontolavano nere le nubi illuminate ogni tanto dai fulmini, ma intorno a loro e sopra di loro il cielo era azzurro e felice e il sole illuminava ogni cosa. «Il sole c'è sempre!» disse Matteo. «Anche al di sopra del più spaventoso dei temporali, si tratta solo di volare fino a lui. Come in tutte le cose, pensa a quanto ci è successo prima. Quei ragazzi, come quelle nuvole, hanno cercato di buttare giù la nostra casetta, ma è bastato farsi forza e avere un po' di coraggio per fargli cambiare idea e riprendere nuovamente il volo», aggiunse Sofia. «Chissà se avranno cominciato a costruire la loro casetta. Se lavoreranno insieme, realizzeranno un castello». In questo pensiero felice, i due si addormentarono, illuminati dalle stelle che brillavano in cielo come tante lucciole, mentre la casetta volava scomparendo tra le nuvole. Questo fu il primo giorno e la prima notte di un'indimenticabile vacanza a bordo della casa volante. E voi? Avete progettato insieme ai vostri amici una casa volante?